Sapersi rinnovare pur mantenendo intatto lo spirito ed i punti di forza che ne hanno fatto un successo è il segreto per mantenere viva e vitale una manifestazione nel tempo, edizione dopo edizione. Il Gir per Fan ne è un esempio eclatante. Anno dopo anno questa formula che mette in comunicazione il patrimonio culturale della città con le eccellenze enogastronomiche del territorio ha mostrato tutto il suo potenziale, potendo anche contare su un motore di grande propulsione che sono gli oltre 200 volontari che mettono a disposizione il loro tempo per la buona riuscita della manifestazione. Un'iniziativa che ha veramente la genialità di aver messo insieme tanti ingredienti, dalla musica, dallo spettacolo, la cultura, l'enogastronomia, le cantine, la pittura, insomma tante cose che diventa un'offerta per tutte le età. Come le edizioni precedenti c'è stata una grande partecipazione, è un modo per divertirsi, per vivere anche la città, ma quello che è straordinario è che tutto questo che è fatto ad alti livelli, con grande professionalità, si riesce a fare con il coinvolgimento delle tante associazioni che sono attive nella città. Anche per l'edizione 2016 un ricco programma a disposizione di chi vorrà partecipare a questa passeggiata degustativa tra le vie del centro di Fano. Un'edizione quest'anno direi straordinaria, giovedì 11, sempre tre gli aspetti, quindi enogastronomia, e quest'anno abbiamo 6 cantine, un birrificio come degustazioni e abbiamo come sempre tartufo, polenta di sacquestanzo, lasagna alla marchigiana, il pesce, quindi della grande enogastronomia, la città completamente aperta con tre situazioni di scavi archeologici che saranno aperte quest'anno, e poi abbiamo 19 tra punti musicali, artistici nella nostra città che renderanno la città veramente viva, bella, quindi vi invitiamo a partecipare tutti insieme. I biglietti sono già disponibili nei nostri punti di prevendita, Tre Ponti, Piazza 20 Settembre al Buburger o il punto Yacht di Sassonia o Torrette, quindi potete già acquistarli da adesso, ma anche quella sera in Piazza 20 Settembre fino a esaurimento del numero di 2000 posti disponibili.